Ciao a tutti da Piero. Della serie settaggi e modifiche oggi vi parlerò dell'autotune. L'autotune è quella procedura che permette di modificare i pitch del Cherson in caso di aumento di peso del drone. Aumento di peso avviene quando voi installate gimbal, action camera, batterie maggiorate, telemetria o quello che volete. E con questa procedura non si fa altro che modificare i pitch per compensare l'aumento di peso. Questo video si dividerà in tre parti. La prima parte vi parlerò della preparazione del cavo e del collegamento all'APM. Nella seconda parte vi parlerò della configurazione di Mission Planner per abilitare il canale 8 che nel radiocomando in dotazione equivale all'AUX 2. E nella terza parte metteremo in pratica proprio l'autotune. Vi farò vedere come avviene l'autotune e i risultati finali. Buona visione e ci vediamo dopo. Innanzitutto, se avete già il cavo di connessione pronto, potete tranquillamente saltare direttamente alla fase del collegamento, altrimenti continuate la visione del video. Preparazione del cavo. Dobbiamo utilizzare un solo cavo con connettore ad un pin e per questo ho acquistato una prolunga maschio-femmina per servo con connettore JR a 4 pin e con l'aiuto di un taglierino ho diviso il connettore per ottenerne uno ad un solo pin. Il connettore è abbastanza soffice, può essere facilmente tagliato e sagomato a seconda delle nostre esigenze. Avendo un'estremità maschio e l'altra femmina, ho tagliato il cavo e ho saldato due parti con connettore femmina, ricoprendoli con guaina termostringente. Ora colleghiamo il cavo. Guardando l'APN con il connettore USB alla vostra sinistra, vedrete che il primo pin a sinistra della fila più in basso è libero. Connetteteci una delle estremità del cavo appena creato. Fate passare l'altra estremità del cavo attraverso uno dei fori predisposti per il passaggio dell'antenna ricevente e collegatelo al primo pin a destra della USB in corrispondenza della fila G più 5VS2. Questa connessione andrà ad abilitare il canale 8 che sul radiocomando in dotazione a Cherson, come vi dicevo prima, corrisponde all'AUX 2. Ora bisogna configurare l'AUX 2 su Mission Planner in modo da attivare l'autotune, ma di questo ne parlerò nel prossimo video. Grazie a tutti per la visione e continuate a seguirmi. Thank you.